campionato regionale Serie C2, Girone B. Scendono in campo l'Ardea e il Città di Zagarolo per la seconda giornata di ritorno. La palla finisce a Nicefaro che viene atterrato dall'estremo difensore dell'Ardea e tiro libero adesso, vaso la battuta a Marco Cecilia. La conclusione di Cecilia e loro Città di Zagarolo è in vantaggio ad Ardea, 1-0. Pelezzigno recupera palla e adesso scarica per Proietti. Proietti la mette dentro per Zanavi, tutto solo, il pareggio da parte dell'Ardea, 1-1. Rimessa laterale per il bianco, rosso e blu, il passaggio, lo scambio con Zanobi, adesso recupera palla, è ancora Pelezzigno, Bernardini, la puntata, la riprende Proietti e l'Ardea in vantaggio, 2-1. Lo scarico per Pane che viene attaccato da Pelezzigno, colpo di testa di Pelezzigno che ruba palla, il contrasto con Pane, poi il passaggio ancora da Pelezzigno, ma c'è Pane a terra, la mette dentro Cenicola, 3-1 dell'Ardea, 3-1 dell'Ardea con Pane a terra. Ancora in avanti Zanobi,
l'appoggio per Galasso, la portata di Galasso, poker dell'Ardea 4-1. La rimessa in gioco con lo scarico a Di Matteo. Di Matteo che appoggia per Galasso. Galasso, grandissima imbucata di Galasso che trova Cenicola solo davanti al portiere, che lo dribbla e la mette dentro. Cinquina da parte dell'Ardea, 5-1. Calcio di punizione a favore dello Zagarolo da circa 12 metri, va la battuta Niceforo, la palla colpisce la traversa, poi l'arbitro concede la rete, quindi 5-2. Siamo alle battute finali, arriva il triplice fischio del direttore di gara. Ardea batte Città di Zagarolo 5-2. Allora mister, una partita che poteva essere spigolosa, però la sua squadra a livello tecnico ha giocato una grande prestazione oggi. Guardi, oggi sono molto contento della prestazione, oltre che naturalmente del risultato. Noi veniamo dalla sconfitta di Supino, che poteva essere un brutto colpo. Invece la squadra ha reagito benissimo e a livello di prestazione penso sia una delle migliori prestazioni della stagione. Quindi sono molto contento di questo. Una vittoria che porta 3 punti importanti comunque per la classifica. Guardi, loro erano una diretta concorrente per l'accesso ai playoff. Quindi era importante vincere, noi in casa riusciamo a far pesare il fattore campo e questa è una cosa positiva e comunque anche a livello di classifica è una vittoria molto importante.